Osvaldo Licini, in una lettera aperta il Milione, aprile 1935. Fino a 4 anni fa ho fatto tutto quello che ho potuto per fare della buona pittura dipingendo dal vero. Poi ho cominciato a dubitare. Dubitare non è una debolezza, ma è un lavoro di forza, come forgiare, ha detto Cartesio. E mi sono convinto che facevo, come fanno ancora tanti, della pittura in ritardo, superatissima, fuori del tempo e contraria alla sua vera natura, che non è imitazione. La pittura è l'arte dei colori e delle forme liberamente concepite ed è anche un fatto di volontà e di creazione ed è, contrariamente a quello che è l'architettura, un'arte razionale con predominio di fantasia e immaginazione, cioè poesia. Allora ho preso 200 buoni quadri che ho dipinti dal vero e li ho portati in soffitta e da 4 anni i miei quadri me li sono cominciati a inventare. Dicono i preti che io adesso faccio della pittura cerebrale. Che cosa dovremmo fare? La pittura intestinale? Anche la loro sensazione è un fenomeno di attività centrale, cerebrale. E allora? Dicono pure, in mala fede, che la nostra è pittura decorativa. Se la nostra è pittura decorativa, la loro è pittura scenografica, fotografica o grottesca, e siamo pari. A che serve un quadro se non a super decorare un muro, rallegrare una parete? Questa è la sua funzione. La sua sola giustificazione. D'accordo, sarà anche un'opera di poesia. E questo noi faremo adoperando libere forme e colori. Dimostreremo che la geometria può diventare sentimento, poesia più interessante di quella espressa dalla faccia dell'uomo. Osvaldo Licini, 1935.